Buonasera, buonasera a tutti dal vostro Enrico Capace. Allora, facciamo sentire i grandi del passato. È contento lei oggi, principe? Io no. Perché? Perché ognuno ha la sua croce. Anch'io avrò qualche croce. E croce intime, croci che tengo nascoste, che la gente non sa. Ma tutti le abbiamo, certamente. Ma qualche volta lei potrà anche non essere triste, no? No, la felicità non esiste. La felicità non esiste, in nessun modo. È assoluto nel suo giudizio, pensi, sì, sono assoluto. Nessuno è felicissimo. Non ha mai trovato lei un momento di soddisfazione particolare? Effimero. Di pochi momenti, di pochi minuti, ma poi... Stiamo facendo un discorso piuttosto filosofico, vero principe? Uno strano discorso, soprattutto se consideriamo che al di fuori dei finestrini ci sono gli ammiratori che si assiebano, che sono intenti a scrutarle sul viso, appunto, i segni della cera, perché loro vedono l'attore superficialmente, vedono, non sanno quello che sta dentro all'attore. Lei pensa frequentemente a queste cose, principe? Sempre. Sempre. E non si dà mai un momento di, diciamo così, di superficialità, quei momenti così di riposo intellettuale che un uomo ogni tanto si deve concedere. No, questo no, io penso sempre, sono un pensatore, penso la notte, il giorno, sempre. Sempre. E pensi che in fondo non siamo niente, nessuno. Non siamo niente, nessuno, nessuno. Nessuno è niente. Allora non vale lottare, principe, no, vale lottare per gli altri, per rimanere qualcosa agli altri. Lei lascerà qualcosa, principe? Io no, non lascio niente come non lascio niente nessun attore, che noi vendiamo delle chiacchiere. Principe, per mettere la lezione, lei ha costruito tutta una particolare mimica, una particolare interpretazione, una particolare storia sua, personale. E ma che cosa serve tutto questo? Un falegname è più di me, un falegname lascia una sede che può vivere dei secoli, io lascio delle parole che dopo le generazioni se le ricordano più. Mi danno chi è quello? Ah, sì, qualche un po' Pedrolino, la Dusa, sì, qualche volta diciamo che la Dusa, lui, ma fra 100 anni chi li conosce più? Chi li sa più? Cosa abbiamo lasciato noi? Cosa lasciamo? Niente. Totò, così chi mi accusa, basta, dico sempre citi Schopenhauer, Leopardi, quei deprezzi, quei tristi, Totò, uno magari insospettabile, no? Uno come Totò, invece la vita è niente, noi siamo niente, siamo nessuno. Noi siamo niente, siamo assolutamente nessuno. Vale la pena lottare sicuramente, ma più che altro non per scelta, perché lottiamo? Lottiamo per causa di forza maggiore, perché siamo vivi, cerchiamo il meglio per noi stessi, cerchiamo di sopravvivere, di cavarci, di trovare dei piaceri momentanei, più o meno lunghi, quello che fa per noi, ma per causa di forza maggiore, perché siamo qui, cosa facciamo? Cerchiamo, lottiamo per il peggio, cerchiamo di lottare per il meglio. Ma poi a 360 gradi, oggettivamente parlando, guardandoci con distacco, siamo niente, siamo nessuno. Veniamo da niente e ritorneremo ad essere niente dopo qualche breve attimo di esistenza piena di qualche piacere e molti travagli. Ciao.